Sono Romano della Sani Moreno, Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa Renault Scenic X-Mod ed è una vettura di cilindrata 1500 turbo diesel, allestimento limited, 90 cavalli ed è una vettura che può essere guidata anche dai nostri ragazzi e ragazze non patentate, quindi un'ottima vettura per incominciare a guidare, un'ottima vettura per tutta la famiglia, bella e spaziosa. È dell'anno 2016. Da queste immagini andiamo quindi ad osservare lo stato d'uso della carrozzeria esterna, di questo colore bianco, sempre bello lucido, brillante, non ci sono ammaccature, qualche piccolezza da macchina usata ma è comprensibile, però la vettura esternamente si presenta sempre in un modo veramente eccellente. Guardate anche le rifiniture a partire dalle plastiche dei fari anteriori, a partire dalle rifiniture cromate, guardate che lucide che sono sempre. Andiamo a questo punto anche ad osservare le dotazioni della nostra X-Mod. Andiamo adesso ad osservare le dotazioni della nostra X-Mod. Partiamo dal frontale. Rifiniture cromate, nere lucide, sensori di parcheggio anteriori. Il faro, guardate qua, bello anche questo con le plastiche lucide. Quindi in fase notturna, quando sono accesi, vuol dire che il suo funzionamento è al 100%. Abbiamo il cerchio Lega da 16 pollici, abbinati alle sue gomme 4 stagioni, sempre con un ottimo battistrada e quindi tutte da sfruttare. Sensori di parcheggio anche sul paraurti posteriore. Siamo quindi all'interno della nostra X-Mod e andiamo ad osservare intanto esteticamente, vedete il cruscotto bello con le plastiche lucide, senza graffi, senza usure, come gli stellini verniciati, console centrale, sempre molto molto bella. I pannelli delle porte, anche questi sono belli e puliti, quindi un abitacolo veramente tenuto in un modo eccellente. Poi un'altra cosa da dire, non ci sono cattivi odori, perché il precedente proprietario non fumava, quindi buchi di sigarette sui seggiolini assolutamente no, e non ci sono, come si dice, cattivi odori. Osserviamo anche le dotazioni della nostra X-Mod, partendo dal bracciolo appoggiagomito centrale, joystick, diciamo pomellino per manovrare il navigatore che ritroviamo sul nostro display. Poi, sempre sulla console centrale, doppie chiavi con le schede, perché la Scenic non ha le chiavi normali ma ha le schede. Cambio manuale a 6 marce, interruttore del regolatore e limitatore di velocità e il freno a mano elettronico. Salendo troviamo il climatizzatore automatico, salendo ancora l'autoradio con il CD, con tutti i suoi tasti per le varie regolazioni, presa USB per inserire una chiavetta per sentire la musica. Dopodiché sul display centrale troviamo anche il Bluetooth, quindi abbiniamo il nostro cellulare per fare ricevere le telefonate. Ancora sul display di destra, se noi inseriamo la retromarcia, oltre che avere i sensori di parcheggio anteriori e posteriori per fare i nostri parcheggi, troviamo la telecamera, quindi che ci aiuta, vedete? Naturalmente ci aiuta a fare il parcheggio nel migliore dei modi. Volantino cosiddetto multifunzione con i tasti per richiamare alcune funzioni della nostra vettura. In basso telecomando per manovrare lo stereo senza togliere le mani dal volante, quindi un fattore di sicurezza anche nella guida. Altri interruttori per varie funzioni, interruttori dei quattro vetri elettrici e della regolazione elettrica degli specchietti, con in più la possibilità di chiudere e riaprire elettricamente i nostri specchietti. Quindi una vettura veramente anche questa
completa. Osserviamo anche proprio la tappezzeria, quindi il tessuto, e guardate qua, bellissima, senza strappi, senza usure. Dei buchi delle sigarette l'abbiamo già detto, quindi il precedente proprietario non fumava. Poi, come il nostro solito, le tappezzerie delle nostre macchine usate vengano, è una priorità assoluta, lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. Quando entriamo all'interno del nostro abitacolo, l'accoglienza è veramente eccellente, bella, pulita, profumata. E poi il bagagliaio. Intanto notiamo anche qui la pulizia, perché anche questo viene lavato e igienizzato, la moquette del bagagliaio, lavata e igienizzata a vapore, come l'abitacolo. Quindi bella e pulita. Abbiamo i sedili tutti indipendenti, scorrevoli, si possono togliere uno per uno, quindi per avere un vano bagagliaio da poter sfruttare proprio al 100%. Dopodiché sotto il pianalino troviamo la ruota di scorta con la sua attrezzatura. Vano motore, anche questo intanto pulito, bello da vedere, con tutti i suoi componenti al loro posto. Questo perché le nostre vetture usate, prima di essere messe in vendita, vengono comunque controllate presso il nostro service, seguendo una nostra checklist multicontrollo interna, e sono svariati punti, parecchi punti da controllare uno per uno, affinché la vettura sia comunque bella da vedere, quindi nel suo meglio, e naturalmente completamente funzionante. Dopodiché, nella vendita, ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa, con possibilità poi per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Le nostre vetture usate hanno la possibilità dei pagamenti rateali, scelti dal cliente, con più soluzioni, che anche questi vi saranno spiegati in seguito. Adesso siamo in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. E quindi partiamo per il giro di prova. Analizziamo alcuni aspetti. Prima di tutto, posizione di guida e abitacolo. Allora, la posizione di guida ottima, perché rialzata, poi abbiamo il sedile con seduta larga, schienale largo, quindi ci stiamo molto bene all'interno, molto, quindi molto molto comodo. E poi la cosa impressionante è la visibilità, guardate qua, un vetro anteriore enorme, come se la macchina non esistesse, sembra di essere fuori. Visibilità ottima. Spazio interno dell'abitacolo eccellente, quindi è una monovolume a tutti gli effetti, quindi vettura alta con parecchia aria all'interno e tanta spaziosità nell'abitacolo e nel bagagliaio. Poi frizione morbida e precisa nello stacco, cambio morbido e preciso negli innesti, assetto stradale ottimo perché la vettura va dritta su strada, volante dritto e morbido. E non sentiamo assolutamente nessuna vibrazione sulle gomme, sulle ruote, perché come abbiamo visto sono in un ottimo stato di usura. Altra cosa importante da dire, l'insonorizzazione dell'abitacolo. Ragazzi, è una vettura silenziosissima, non ci sono battiti, scricchiolii, anche il rumore del motore è insonorizzato veramente bene. Quindi un'ottima vettura, ancora tutta da sfruttare. Poi il nostro 1500 turbo diesel ha un ottimo funzionamento, bello pronto all'acceleratore, quindi quando schiacciamo l'acceleratore la vettura va veramente molto bene. Con il cambio a 6 marce troviamo sempre la marcia giusta, i giri giusti, sia per viaggiare nel centro cittadino come stiamo facendo, quindi la vettura è agile, ottima nei parcheggi perché abbiamo i sensori
anteriori e posteriori e la telecamera, quindi ci aiuta tantissimo, ma troviamo un'altra cosa, il meglio di sé anche sui viaggi più lunghi, perché naturalmente con il cambio a 6 marce troviamo sempre il rapporto giusto. Quando mettiamo quinta e sesta marcia, la vettura scorre su strada in un modo eccellente. I comandi sono tutti funzionanti, sono tutti a portata di mano, abbiamo il navigatore che ci può aiutare nel trovare gli indirizzi che ci interessano, il clima automatico e quindi tutto quello che serve in una vettura moderna. Anche il Bluetooth ci serve per fare e ricevere telefonate in un modo sicuro. Quindi un'ottima vettura per tutta la famiglia. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucetti. Ora, questa Renault Scenic X-Mod è già disponibile. Vi riassumo un attimino la vettura. È un 1.500 turbo diesel, 90 cavalli, possibilità di essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentate, quindi un'ottima vettura per la famiglia. Un grazie per l'attenzione, quindi, e come diciamo sempre, alla prossima vettura!